Marco Giurato, 28 anni, progettista di cablaggi presso un'azienda aeronautica leader del settore. Ex studente che da tempo conosce il mondo del lavoro. I suoi ricordi oggi vanno a costruire un percorso di formazione. Marco, che ruolo ha avuto la scuola nella tua vita? E cosa ti ha portato a intraprendere una formazione di carattere tecnico? Nel rispondere a questa domanda devo fare un salto nel passato e tornare alla mia infanzia, quando la naturale curiosità di un bambino si interrogava in particolar modo sul funzionamento di tutto ciò che lo circondava. Cosicché i miei giocattoli venivano smontati, analizzati e talvolta anche cannibalizzati. Spesso e volentieri non sapevo neanche, non riuscivo più a ricostruirli, cosicché in una seconda fase, mentre smontavo, schematizzavo passo passo tutte le varie operazioni, per poi poterlo rimontare. Crescendo, il mio interesse si estendeva ad oggetti sempre più complessi come radio, batterie, televisori, piccoli elettrodomestici, per la gioia dei miei genitori, che spesso e volentieri se li ritrovavano non più funzionanti. La cosa che più di ogni altra mi dava soddisfazione era poter costruire un oggetto che avevo visto, ma aggiungendoci del mio. Tra i tanti ricordo una macchinina alla quale ero riuscito ad installare un motorino elettrico. Con il passare degli anni il mio interesse si delineava sempre di più per il mondo elettrico, più che per la meccanica e l'informatica, in quanto abbracciava realtà che rispecchiavano la mia indole. Ed è stato così che successivamente ho deciso di andare all'Avogadro. Ed oggi, a distanza di 10 anni, mi trovo di nuovo qui a dare testimonianza e a ringraziare questa realtà che mi ha formato culturalmente e professionalmente, dandomi la possibilità di entrare nel mondo del lavoro. Com'è stato il tuo percorso di studi e che ricordi ti porti dietro? Quando iniziai il biennio avevo ben in mente di quale sarebbe stato il mio percorso di studi. Avrei scelto elettrotecnica e automazione. Ancora oggi sono convinto di aver fatto la scelta giusta e a confermarlo nell'immediato furono gli stessi voti scolastici, specie nelle materie di impianti e sistemi. Merito anche della figura del professor del giudice, che ancora oggi a distanza di 10 anni continuo a sentire e che mi rende partecipe delle varie attività che interessano la scuola. Un insegnante che durante la lezione focalizzava i concetti con una visione molto ampia e concreta e sapeva motivarti. Ad esempio, ricordo la prima verifica di sistemi automatici. Presi 6 e mi disse: "Bravo Marco, continua così". Infatti, a volte un semplice 6 ti rimane più impresso di 1000 altri 8, 9 o 10, ma proprio perché al semplice voto è associato un complimento che ti motiva a fare ancora meglio. Allo stesso tempo ricordo il professor del giudice come una figura di educatore che non mancava mai nel dare qualche piccolo consiglio di vita, facendomi capire che lo studio e il lavoro, seppur importanti, non sono tutto. Faceva emergere anche altri valori, come la famiglia e la possibilità di mettere al servizio del prossimo le proprie capacità. Gli anni di scuola scivolarono via veloci, proprio perché non ero una figura passiva del sistema scolastico, bensì mi sentivo responsabilizzato e partecipe della mia stessa formazione, sia da un punto di vista culturale che da quello umano. Una volta diplomato non ebbi neanche il tempo di cercare lavoro, che venni contattato da un'azienda importante della produzione di velivoli. Il mio nominativo, insieme a quello di molti altri ragazzi, era stato trasmesso dall'Avogadro. E oggi, a distanza di quasi 10 anni, ritorno tra i miei vecchi banchi di scuola, dove ho vissuto momenti facili e altri un po' meno, ma che oggi reputo tutti essenziali nell'avermi formato culturalmente e professionalmente. Marco, dopo questo percorso, ti senti soddisfatto di quello che hai costruito? Certo, soprattutto perché la realtà che mi sono creato è il frutto delle mie esperienze professionali, ma non solo. Nella mia vita assume un ruolo importante anche il servizio gratuito per il prossimo, come ho appreso a scuola dal professor del giudice. Infatti collaboro con una realtà salesiana di Torino, nella formazione dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 14 anni.
È un aspetto importante della mia vita, che mi permette una crescita interiore, i cui risultati poi affiorano in tutti i frangenti, in famiglia, con gli amici, sul posto di lavoro e anche nella mia vita sentimentale. Credo che sia proprio questo l'invito da rivolgere oggi ai giovani: vivere con semplicità e coerenza la vita di tutti i giorni, senza dover mettere una maschera per ogni situazione. Occorre essere se stessi sempre.